quell'uomo mi aspettava, mi ha aggredita e mi ha costretta a farlo entrare. Scusate. Scusate. Camilla, che stai facendo? Camilla? Camilla, che stai facendo? La mette giù, è mia quella! Droga. E adesso il primo dei due che comincia a parlare almeno dimostra un po' di buona volontà. È stata un'idea sua. Bravo Romeo, un bel inizio. Quel pomeriggio a casa di Eva non doveva esserci nessuno. Così potevamo stare in pace io, Eva e Sandokan, che come al solito ha portato la roba. Ci siamo chiusi in camera di Eva. Sigaretta? Guarda, le abbiamo finite. A un certo punto sono finite le sigarette e io e Eva siamo usciti a comprarle. Vieni. Fottiti, sto giocando. E quando siamo tornati l'abbiamo trovato steso a terra. Sandokan, le ho trovate le sigarette. Sandokan. Quando abbiamo capito che era morto siamo andati nel panico. Se i nostri genitori ci avessero scoperti, noi non potevamo rovinarci per lui. E quindi avete deciso di portarlo via? Lo abbiamo messo in un sacco a peli e lo abbiamo trascinato in salotto. Ma a quel punto Duncan è uscito dalla sua stanza. Noi non sapevamo che era lì. È uscita fuori all'improvviso, pensavamo fosse il suo giorno libero. Ucciso. Tu non hai visto niente, capito? Tu non hai visto niente. Lasciami. Zitta! Devi stare zitta! Noi non c'entriamo niente! Non c'entriamo niente! Mi denuncio! Mi denuncio! Zitta! Zitta, non è niente! Non l'ho fatto apposta. Non volevo che morisse. Due cadaveri ed eravate fatti pure di coca. Abbiamo deciso di liberarci prima di Sandokan e poi di lei. Ma a quell'ora del pomeriggio non ci avevate paura di essere scoperti? Avevo fatto mettere a Sandokan la macchina giù in garage. E per arrivare al garage basta prendere l'ascensore che ci arriva direttamente. Fabrizio ha trascinato il corpo in ascensore. E io sono scesa per le scale per arrivare prima. Sbrigati! Sbrigati, sta arrivando una macchina, sbrigati! Avete buttato il corpo nel Tevere quando è arrivata la chiamata della portiera, per questo avete cambiato programma. Abbiamo abbandonato quella macchina. Siamo passati a prendere quella di Fabrizio. Lui mi ha accompagnata a casa. Il resto lo sapete. Quindi sei stata tu a prendere gli occhiali di Sandokan che Alex aveva visto. E siete stati voi a cercare di investirlo. Quando abbiamo saputo che Alex era nella stanza di Duncan abbiamo cercato di fargli paura. Avevo ancora le chiavi della macchina di Sandokan. E qui entra in gioco il Nanucci. Era lui che aveva procurato la coca a Sandokan. E quando si è saputo del ritrovamento del corpo, gli è bastato fare 2+2 con l'omicidio di Dank. Aveva capito tutto e ha cominciato a ricattarci. Allora io ho rubato l'anello a mia madre, ma non volevo darglielo. Sarebbe stato solo l'inizio. E oggi è venuto qui e se lo voleva pigliare con le buone o con le cattive. Eva. Commissario, ma che succede? Avvocato, arriva proprio in tempo. Se accompagnerà i ragazzi in commissariato avrà il piacere di riascoltare la storia da loro. Però prima, torre l'anello. Lo restituisca a sua moglie e credo che le debba anche delle scuse.